Mario Nieddu qui in doppia veste di presidente della sezione Rotary di Alghero, anzi club di Alghero, ed anche di intellettuale e studioso delle cose di Alghero. Qual è il sapore della pietra? Il sapore della pietra è interessantissimo. Tra l'altro questa è una cosa lunga, ovviamente non ne posso parlare qui. Io nei primi anni della mia vita ho mangiato moltissima pietra, ma mangiato letteralmente il tufo per l'esattezza e molti calcinacci, quindi conosco il sapore della pietra. Però c'è una cosa interessantissima: tutti i bambini che vanno a contatto con la sabbia per la prima cosa mettono la sabbia in bocca, è proprio una costante questa. In effetti vogliono sentire il sapore, in questo caso il sapore dell'arenaria che senti quando la lavori, perché essendo in pratica sabbia compattata rilascia in qualche modo anche il suo profumo, e quindi la respiri e l'assaggi. Ecco perché dico sapore della pietra. Chiunque abbia lavorato la pietra conosce il sapore anche di ogni pietra, dall'arenaria al tufo al granito. E quando si pensa alla pietra arenaria non si può non pensare al centro storico di Alghero ed anche al campanile di Santa Maria. Assolutamente, l'arenaria è una costituente della città di Alghero, anche se ad Alghero sono presenti nei dintorni sia la trachite che il calcare, basta pensare ad esempio a Capocaccia. Però l'arenaria certamente è stata quel materiale che è stato utilizzato in pieno per la costruzione della città di Alghero, del centro storico. Quindi immaginiamoci, in questo caso parliamo stasera del portale del campanile, quello che si affaccia in via Principe Umberto, che durante i bombardamenti degli inglesi venne gravemente danneggiato da un lato. In questo caso un artigiano locale molto bravo, molto dotato, Battista Ibba, restaurò la parte danneggiata gratuitamente, lavorandoci tantissimo. Però, come capita a tante persone che sono umili e non certamente chiassose, questo episodio è andato nel dimenticatoio. Mi sembra nostro dovere dare visibilità a quelle persone che in qualche modo hanno fatto la storia della città, perlomeno in questo caso una parte interessante della storia della città. Esatto, qua si parla di storia di Alghero. Se lei volesse che la gente che partecipa a quest'oggi qui tornasse a casa con un messaggio, quale vorrebbe che fosse? Ma il messaggio non è difficile, tant'è vero che questa sera non abbiamo una lezione cattedratica né di storia né di architettura, magari un tantino d'arte perché viene fuori spontaneo. Il messaggio è questo: stiamo attenti che ci sono persone che fanno chiasso e non è detto che siano persone di successo. Cioè non tutte le persone di successo sono persone di valore, e ci sono persone di valore che purtroppo non hanno successo. Siamo qui con Mario Nieddu, con il signor D'Alerci, che saranno un po' i protagonisti della serata. Se Mario ci vuole parlare del perché il signor D'Alerci è qui. Allora, è molto semplice. Intanto, quando uno dice D'Alerci, un nome, anzi un cognome, è una garanzia per Alghero. Bruno D'Alerci ha avuto l'avventura di incontrare nella sua strada Battista Ibba. Come capo cantiere, lavoravamo dipendenti del comune, si chiamava cantiere scuola allora, e c'era una certa palestra a Giordo dove c'erano i resti di muratori, cantoni e balevani, e poi facevamo delle riparazioni anche di fronte al teatro civico. Lì signor Ibba ha visto questa mancanza di questo, come si può chiamare, un'attura, sì, sì, danneggiata. Si è deciso di sostituirlo. Ha fatto il ponte senza lite su, si è preso carta, penna e un pezzo di cartone, si è disegnato tutte le misure perfette, e poi mi ha portato in questa palestra a portare un tuffo, noi si chiamava Canto de Massacà in algherese. L'abbiamo portata su questo magazzino sotto il teatro e l'ha lavorato.
però il primo l'ha fallito perché il tufo non era compatto. Un'altra volta siamo andati sul posto, ha lavorato una certa determinazione e precisione, sistemato tutto per bene e poi l'ha rimesso lì. E queste sono le storie di Alghero, sì, sì, che in tanti, forse in troppi, non conoscono. Purtroppo sì, il vero problema stiamo è questo. Stiamo parlando di oltre 70 anni. Sì. E con una questione che lavorare in fino l'arenaria è piuttosto difficile. Certo, certo. Ma signor Battista è una persona intelligentissima, perché oltre a questa ne conosce altre. Era molto intelligente. Questa penso sia una testimonianza assolutamente importante. E tra l'altro in quei periodi quanti anni avevi? Penso 16 anni. Sono 87, non stiamo parlando di 71 anni fa, c'è poco. Però è giusto, nonostante il tempo sia passato, o appunto perché è passato tanto tempo, restituire la memoria alle persone che contano. Infatti io qui ho un documento, mi sarebbe piaciuto, ormai non è possibile più, c'è un documento con tutta la banda, tra i quali c'è anche il signor Ribba, e in tutta la banda c'è nome e cognome di tutti, soprannome e lo strumento che suona. Era lo 17 di maggio dell'anno 43, triste era la nitte del popolo algaris, si mai l'avien craguti dei fiù una brutta fi, fra bombas e spezzons, l'alghe attanguti di subì. Al carri dell'errore erano tutti rumbiz, a un so di sirena, Sanson tutti fuggiz. Chi fuggiva per le bombe, chi per il mitragliamento, a chi c'era la sorte di chi approva gente. Chi fuggiva per le torres, e chi per le campagnas, a chi le provas maras, le famiglie selcavano. Son gente senza cor, che non ascolta Raù. Sa sondazza mitragliale prova Pascalù. Ara, ara che si manpau, chi mi spoti di urabì? Ma raccoglimo sempre del canfitta alla ghia. Si sente, sì? Benissimo, grazie. Devo fare per il numero di casa, è un compito che onestamente non è delle mie parti, però non tocca farlo. Fra non molto ci raggiungeranno anche gli esponenti dell'amministrazione comunale, il sindaco è impegnato proprio in questo momento in una conferenza stampa sulla Scala Picala, credo che in un locale vicino al nostro e dovrà avvicinarsi. I politici, si sa, hanno il dono dell'obliquità, non quella dell'ubiquità, perché possiamo pretendere che siano presenti dappertutto. Comunque quando arriverà sarà il nostro piacere. Io intanto vi ringrazio per la vostra affettuosa partecipazione, veramente tutti, e voglio presentare la serata in maniera particolare. La serata fa parte, è parte di un evento, la Giornata dei Sanfeus del Alcarel de Langhe, cioè di artigiani di una volta sui vecchi mestieri, quei mestieri che purtroppo stanno sparendo da Alghero. E questa è stata organizzata e voluta da Maggio Cadetto, che in questo momento anche lei, oggi è una giornata lavorativa, quindi siamo effettivamente in molti, anche lei è impegnata a scuola in un incontro con il dirigente scolastico, in un consiglio di classe. Maggio Cadetto è quella che ha organizzato questo incontro di artigiani algheresi che potete visitare negli atelier di via Carlo Alberto. All'interno di queste serate, dal 21 al 8 di ottobre, sono previste diversi incontri. Questo è uno di quegli incontri, un incontro che è dedicato ad una figura che purtroppo in molti hanno dimenticato, come capita alle figure che lo fanno chiasso. Voi non so se avete presente Venezia, la mostra del cinema, il detto red carpet, quando a un certo punto sul tappeto rosso passano le grosse star, i grossi attori, le grandi attrici. Poi passano le attricette, le soubrette, una volta
questo tipo di persone veniva chiamato con un altro nome. Queste però, non avendo né arte né parte, né un passato e forse neanche un presente, si presentano in ambito lungo, ma con uno spacco anteriore che fa vedere che si difende. Perché? Perché loro sanno molto bene che se vuoi avere successo devi avere notorietà. Una volta aveva la notorietà che aveva successo. Noi abbiamo capito che bisogna fare ghiaccio per avere notorietà subito. Ecco, questo non è il caso del nostro carissimo Battista Iba, del quale parleremo fra poco, e per il quale sono presenti il carissimo amico Bruno D'Alirci. D'Alirci, un nome, voglio ancora, un nome, un cognome, una garanzia. E poi abbiamo l'architetto Sabrina Arandano, che per avventura è la nipote del carissimo Battista Iba, del quale parleremo. Quindi adesso si possono anche spegnere le luci e possiamo passare a qualcosa di più, se sì, grazie. La nostra è una passeggiata virtuale con l'Alghero, un po' avanti e indietro, sia per le vie sia nel tempo. Non è una lezione cattedratica, non è un convegno su un tema, sulla storia, sull'architettura, sull'arte del Alghero. Toccheremo anche queste cose, però io mi auguro un giorno di poter proprio organizzare un evento con degli specialisti per parlare di architettura del Alghero. Oggi non si parla di tutto questo. Vedremo molte cose, ma non si parla certamente di questo in maniera specifica. Vi confesso un segreto, tutto questo è un pretesto per poter parlare di Battista Iba, del quale abbiamo la presenza anche della figlia del professore Sambrianese. Ecco, questo è appunto... Ecco, con i quattro passi per la ghiera, prego. Qui non faremo altro che sfogliare tutta una serie di foto conosciute e conosciute, andando avanti e indietro anche nel tempo, quindi pietra e mare. Pietra e mare, il mare che lotta contro la pietra è l'arenaria, con il massacà, il massacà in ghiera. Ed è una pietra abbastanza strana perché in pratica è sabbia compattata, in alcune parti è durissima, in alcune parti è friabile, proprio come la sabbia. Ed ecco qua delle vedute meravigliose della nostra città, dove è sempre la pietra quella che domina, ed è sempre l'arenaria che domina, sia nelle fortificazioni che nelle chiese, nelle case di tutti. Ecco, io credo che queste siano veramente delle foto storiche. Ripeto, non abbiamo fatto stasera un incontro a tema, non interessano gli anni, possono essere foto del 30, del 20, del 1903, del 1950, non è questo. La cosa importante è questo rapporto proprio con questo tipo di pietra della città di Alghero, come ad esempio il tempio ha un rapporto con il granito. Ecco, qui abbiamo un rapporto totale con l'arenaria. Ecco, credo che questa della chiesa del Carmelo sia veramente eccezionale, come anche questa veduta, non so se quel campanile sia San Michele, ma penso che sia San Michele, non ho assolutamente idea se da questa posizione si debba vedere o meno San Michele. Comunque sia, è veramente interessante il mare e la pietra insieme. Problemi tecnici di queste diavolerie. E questa è la famosa pietra del Conte, e qui stesso tante famiglie hanno avuto l'opportunità di conoscere il mare e la pietra. La stazione.
manifestazione, una manifestazione della Vittorina, peccato non ho creato una foto con il vecchio treno del West, diciamo quello che andava a carbone, quindi abbiamo preparato bellissimo quadro con i treni in legno, poi è stata buttata giù la pietra, a volte sempre più come demolizione. Un'altra vista di Alghero, ripeto, a me interessa proprio fare una visita come se noi stessimo passeggiando a un certo punto nel tempo per le strade di Alghero. E qui tantissimi di voi sono passati in quel famoso passaggio a livello di San Giovanni. Uno di quelli in bicicletta potrei essere io, non ci sarebbe niente di strano, ecco, no. Non è sparito da tanti anni quell'incrocio, quel passaggio a livello, non è sparito da tanti anni, però sembra ormai che faccia parte di una storia totalmente sepolta. Questa credo che sia una delle più belle foto di Alghero, proprio dove fa vedere da un lato le fortificazioni, proprio la pietra a vista, la forza comunque dell'arenaria, nonostante si tratti alla fine di sabbia compatta, ma la forza che ha avuto nelle mura di Alghero. Tra l'altro Alghero è una delle pochissime città fortificata con mura e torri che non sia stata mai violata dal nemico. Cioè nessuno, nonostante ci siano state invasioni di vario genere, nessuno è mai entrato ad Alghero abbattendo le mura o abbattendo le porte o abbattendo la torre. La città, le mura della città di Alghero non sono state mai violate. Chi è entrato ad Alghero, compresi gli aragonesi, dopo la battaglia del 1353 di Porto Conte, è entrato ad Alghero comunque grazie ad un compromesso, grazie a un inganno. Altrimenti non sarebbero entrati. Quindi la dimostrazione è che l'arenaria, nonostante non sia una pietra così nobile come tante altre, ha avuto una sua importanza fondamentale nella fortificazione della città. Prego. Ecco, questi sono i nostri bastioni, come versavano fino ad alcuni anni fa, e dove appunto due momenti, la riqualificazione, dove vengono utilizzate poi altre pietre, specialmente l'acciottolato e poi il basalto. Prego. Questa è stupenda, come abbiamo fatto, perché di dare un'idea del territorio. Ma vi rendete conto di quanta roba possiamo costruire? Vi rendete conto di quanta roba possiamo costruire? Quanto possiamo speculare? Ma vi rendete conto di quanto possiamo speculare? C'è tanto di quello spazio. E questa è la classica foto di Alghero. Come questo lo stesso, in tempi in cui ancora le rocce non avevano insediamenti di nessun genere e la paglia marina si chiama non era tenuta assolutamente da nessuno, insomma, non si andava a fare il bagno lì serenamente. Sicuramente ci si avvontonava proprio nella, sì, a un momento di tutto, la posizione, ci si avvontonava lì, proprio come dicevo, nella faglia marina, senza problemi, non c'erano animaletti di nessun genere, nessun tipo di allergia, si entrava in acqua, si usciva, c'era. Ecco, questa è la dimostrazione di una costruzione tipica, totale, in arenaria. Mi diceva l'altro giorno l'architetto Sabrina Lanzano, mi diceva che
per come è stata organizzata la costruzione del teatro, almeno dalla parte esterna chiaramente, quello che vediamo, è stata organizzata in modo tale che poi in un secondo momento dovesse essere intoracata e poi chiaramente imbiancata. Per cui non c'è una cura particolare della pietra, mentre quando si costruiva perché la pietra rimanesse, come si dice, a vista, chiaramente la lavorazione dei gruppi aveva la sua particolare importanza. In questo caso le pietre sono ben lavorate, ma non sono rifinite perché intanto sarebbero state intonacate. Intonaco che a quanto pare poi nella storia non è mai arrivato, però oggi noi ce lo teniamo così perché è troppo bello. Prego. E questo sempre per la visione del teatro, con il campanile in fondo. Ecco qui il nostro, questa è una foto che in pratica non ha storia, perché noi potremmo datarla anche al 2017, perché è quella la struttura è quella. Quello che possono cambiare sono le campanelle, i colori, le facciate più o meno distrutte delle case, ma è lì, questo secondo me è l'emblema. Ecco, il portale del quale parleremo è il portale di via Principe, che dà sulla via Principe un letto che ha avuto a suo tempo un danneggiamento del quale parleremo. Prego. Ecco, entriamo dentro la chiesa e qui ancora la pietra, abbiamo il gotico, però abbiamo anche il barocco. E poi, prego, abbiamo anche il neoclassico, un neoclassico, devo dire, di maniera, però un ottimo neoclassico, e qui sono presenti pietre di vario genere, tra cui per esempio il marmo, questa è la tomba, vicino alla sagrestia, abbiamo altari lignei che hanno un valore immenso, da alcune chiese, non so di Alghero, ma di buona parte della Sardegna, molti di questi altari lignei sono stati prelevati e buttati perché si trattava di roba vecchia, Quando si confonde l'antico con il vecchio non succede proprio questo. Prego. E poi abbiamo, perché no, un retaggio bizantino e nello stesso tempo rivestito di paludamenti spagnoli, la cosiddetta Madonna Pesapeus, dell'Assunta, 15 di agosto, prego, e noi vediamo qui nel suo catafalco, questo è l'interno della chiesa di Santa Maria. Questo è un altro, nella cappella a destra entrando, a Santa Maria, abbiamo un altare sempre neoclassico, questa è la figura della Carità, la Caritas. È una scultura interessantissima, molto di maniera, però è il neoclassico ottimo. Qui noi ad Alghero abbiamo dal romanico, ovviamente non parliamo di altre questioni, proprio come architettura, dal romanico il gotico, poi abbiamo il barocco, basta pensare alla chiesa di San Michele, il barocco, il gotico a Santa Maria e San Francesco, quindi ci sono vari stili, e poi abbiamo il neoclassico che è presente in maniera molto particolare anche nel cronaco della chiesa di Santa Maria. Ecco, questi leoni e poi questi marmi, questi intarsi incredibili di marmi, questi senz'altro si dice, però non stiamo facendo qui storia di architettura, senz'altro si dice che siano preesistenti alla chiesa di Santa Maria, perché la loro fattura è senz'altro, diciamo, proprio di un primo romanico. Prego, ecco, le varie sollecitature di questi leoni. I leoni sono presenti in tantissime chiese. Ecco, questo è un altro neoclassico, prego. Ecco. E poi abbiamo un monumento sempre in pietra, l'ultimo marmo statuario, la statua del marmo, realizzata proprio alla fine dell'Ottocento,
è collocata ad Alghero ed è in granito, che ha dato lustro veramente alla città, il personaggio certamente, ma anche questa statua, che nei vari anni ha avuto dei danneggiamenti. A qualcuno non piaceva la mano sinistra di Giuseppe Magno e l'hanno frantumata diverse volte, prego. Ecco qui una foto ravvicinata che ho fatto tempo fa in una. Questo è lo stato attuale, prego. Ecco, vedete le mani, la mano sinistra. La mano sinistra è stata amputata da sotto da qualche malandrino, da qualche ragazzino che non sapeva cosa dovesse fare. Personalmente quest'anno io mi impegnerò con i Rotari perché questa mano debba essere ripristinata e senz'altro penso che nell'arco di non molti mesi riusciamo a ripristinarla. Infatti io ho potuto realizzare questa foto e sono salito forse sul cestello per avvicinarmi in maniera particolare. La tenuta della pietra di questo marmo statuario è ottima. Se torno indietro appena vediamo, no, nell'altra forse, vedete, la tenuta è ottima, qui ci sono anche quasi degli arabeschi nel foulard del Giuseppe Magno, insomma, ed è veramente interessante, si è tenuta benissimo, non ha nessun tipo di danno. Sono stati distrutti anche. Sì, proprio vicino. Prego. Sono stati distrutti anche i fregi, eccetera. E questa è la casa di Giuseppe Magno, che non tutti, credo che ci fosse, sino a 90 almeno, forse anche di più, purtroppo è crollata. Questo è il destino dell'arenaria se non viene trattata. L'arenaria è una pietra da salvaguardare. E qui abbiamo un altro esempio interessantissimo di costruzioni in arenaria. C'è un primo, vediamo se abbiamo un'altra veduta, ovviamente lasciamo questa, vediamo un'altra. No, della prima, per fare la cortesia. C'è un primo impianto totalmente romanico, in seguito che si può vedere, non so, da qui. Sì, quello è il primo impianto, il primissimo impianto. Comunque nell'83, a conclusione dei restauri realizzati tramite la ditta Merella, quindi la ditta Sarda, ed è un architetto, un certo architetto Ramponi, venne collocata sulla nicchia anteriore, venne collocata anche una statua, sempre realizzata in arenaria, prego. Qui si vede abbastanza bene. Questa è stata collocata nell'aprile del 1983. E l'autore, sconosciuto ad Alghero, ecco perché ho voluto parlare di questo personaggio, sconosciuto per questo sono stato io. Ed è l'ultimo blocco di arenaria che sia stato cavato e lavorato da lì. Cavato la pietraia, subito dopo su quella cava hanno costruito una casa, un bel palazzetto, quindi la cava è scomparsa per sempre e questo ha il merito di essere l'ultimo blocco. Come potete vedere, esistevano tre nicchie originali. C'è una prima nicchia, che è questa. Questa è la prima nicchia. La seconda era questa. E poi finalmente la terza, quella che vediamo oggi. Non era semplice sistemare una struttura in una nicchia a imbuto come questa. Non era molto semplice. Inizialmente avevo pensato. Allora, la struttura, per chi passa di fronte a San Francesco, la struttura sembra molto piccola, tutti pensano che si tratti di 60-70 cm. È una struttura di 1,55 m. Sembra piccola perché all'esterno le misure si perdono. Quindi non era semplice. Inizialmente io volevo realizzare il santo
con il lupo, famoso lupo, però come capita proprio alla venaria, proprio nella parte anteriore era molto sabbiosa e non mi ha permesso di poter lavorare in questa. Quindi ho pensato a un volo di tortore e di colombe nella parte bassa. E ho rinchiuso il santo in un sacco come proprio voleva lui, nonostante fosse ricco e poteva profumarsi e vivere bene, ha deciso di vivere come i poveri e vestirsi con un sacco come i poveri. Ed è questa la mia interpretazione. Prego. Questo è, ecco, il momento della lavorazione di un masso, non necessariamente quello. Prego. Ecco, sempre questa è una fotografia fatta dalla finestra del palazzo di fronte. Prego, andiamo avanti. Andiamo avanti, ecco qui, questo è il laboratorio, prego. Ecco, adesso io chiamo l'amico. Io adesso chiamo l'amico Giancarlo Sanna, che ho coinvolto in un'operazione. E prego, deve assolutamente leggere una cosa che ritengo assolutamente importante. Si tratta, prego, su, qui vicino a me. Va bene, ti do io il microfono. Da bambino io ho sentito, che sono vissuto per uno strano caso della vita, famiglia ovviamente, tra gli 8-10 anni, quindi ho fatto anche due anni delle elementari, e io sentivo una canzone scritta subito dopo la guerra, e non so, probabilmente l'ho sentita anche canticchiare da mio fratellone che è presente qui stasera, forse la canticchiava lui. E comunque io l'ho sentita, mi è rimasta impressa in maniera incredibile, appena l'ho beccata, grazie a internet, l'ho salvata e quindi ho deciso di poterla leggere, ma non la leggo io perché ho troppa stima per la lingua inglese, non voglio rovinarla, ne parlo con un asso, un artista inglese a 360 gradi e quindi ci dà una mano su questo. Ma ci vedi? No, ci vedi? No, sorry. Buona tarda a tutti. Vinchi, ecco, che era il 17 di maggio degli anni 43, che è di anonimo. E per cultura, per tradizione, quando una cosa si scriveva di una persona, al passare il testo, che usavano la musica, l'altro che usava l'altro trovo, l'altra amica, e che usava un'altra strofa di pizza, ecco, la canzone popolare di Sheila Sheila, era una marca qui sciamanica, e recitano era, sono proprio le prime parole, che usano, e sono in effetti da migliore la cantava, stavo per le partite, per cosa non arriva di grazia, io ho vissuto anche il testo, sono il 52, anche se parlato il 43, e però si cantava, io disse che maggio era ancora un triste era la vita, era tutta scintilla, sembrava, diciamo, che non passava la nostra palata, ma diciamo, ecco, per raccontarti un di essere un po' fesco e usato, la popolazione. Accorta il microfono, se lo sentite. Ma cosa devi dire? Erano le 7 di maggio, dell'anno 43. Trista era la mente del popolo legalese, si mai la mia gravuti di fiona una brutta fine, tra bombas e spezzonze, lei via gravuti di subito. Ai carri dell'allora era tozzo romizzi, a un sole sirena, sanzon tozzi fuggizzi. Chi fuggiva per la bombas, chi per di tre amici, a chi c'era la soldi, di chi ci approva gente. Chi fuggiva per la storia, si chi per la scampagna, a chi le sprova smaras, rocco smaras, la sua via si cava, sono gente senza cor, che non ascolterò, sa sondarsa mitragliare un croma pascarò, ara che siamo a palo, chi
voti di ora qui, ma raccogliamo sempre dei canfi da qui. Grazie, accomodati qui tranquillamente. Grazie, è veramente molto bello sentire proprio l'originale con una voce originale della Toscana. Veramente. Allora, soffermiamoci un pochino su questa targa, su questa lapide. Potrebbe secondo me andare bene anche per un night volendo, è abbastanza bello. Nei 50 anni del bombardamento del Ghero si sono ricordati di quell'avvenimento terribile e l'amministrazione comunale allora ha sistemato una targa. Perché si pensa che sistemata la targa, ricordati tutti e buonanotte. E questo è un grosso problema. Andiamo avanti. Ecco, vedete. Rifacciamo vedere la targa un istante. Ad un certo punto le bombe buttano su palazzi, uccidono persone, feriscono persone, sparisce la casa, spariscono famiglie, c'è lo sfollamento, la tristezza, la fame totale. In quei luoghi in cui c'erano i palazzi ci sono solamente i macelli. Ecco come abbiamo ricordato la sofferenza, il sangue, le macerie di quel tempo. E ricordiamo così. Abbiamo trasformato da una parte una specie di sezione dei Caraibi. Voi ditemi se un albanese, un turista, passa lì, si rende conto della tragedia che è successa, non potrà mai rendersene conto, però c'è la targa, c'è la targa, una bella targa che bella, qui si è svolta l'edizione canora di non so che cosa. Allora, sotto quelle ruote c'è il sangue della gente, ci sono case, ci sono gli affetti. Ma vi immaginate quanta gente lì viveva con i suoi affetti, con le proprie famiglie, con il lavoro, con la giornata vissuta ogni giorno di sacrifici, anche di fame. Noi li ricordiamo, tutto questo lo ricordiamo piazzandoci su le ruote. Ditemi voi chi passando lì può pensare che un bel giorno le bombe degli inglesi sono caduti e hanno fatto una tragedia. Altrettanto dicasi di questo, altrettanto dicasi di questo, e qui la legge di fronte alla legge. Allora, cosa è successo? In effetti, le bombe degli inglesi hanno fatto un intervento macabro di urbanistica, perché hanno creato delle piazze nel centro storico. Probabilmente è stata, qui i politici non ce n'è ancora, è stata forse probabilmente la più seria, il più serio intervento di urbanistica fatto negli anni ad arrivo. Perché poi abbiamo visto cosa è accaduto in quei terreni che abbiamo visto poco fa abbandonati. Poi comunque sono state realizzate giustamente tutta una serie di innovazioni. E qui tra l'altro è una mia opera in primo piano, prego, prego ancora, più che altro per far vedere appunto ecco, i bastioni ripristinati, perché insomma l'area poteva creare anche problemi di pericolosità, e quindi è stata più che ristrutturazione e restauro, anche la fortificazione di questi luoghi, prego. Ecco, vediamo appunto la famosa granita e la famosa torre. Ed ecco questa, è l'Alghero che in qualche modo vediamo noi e che sognano anche quelli che vengono all'Alghero,
specialmente se possono permettersi magari il Panfilo, ed è l'Alghero nel quale è vissuto Battista Ibra, una persona come lui, un gran lavoratore, so che poi ne parleranno senz'altro gli amici, Bruno e ovviamente la nipote, io non ho fortuna di conoscerlo, però ho avuto modo di poter capire la personalità di questo uomo, una persona seria, schiva, a parte vero, appunto non ha mai fatto niente perché tutto ciò che aveva realizzato venisse ricordato, però è giusto che da parte nostra queste cose vengano ricordate per lui. Ed ecco qua, come vedete abbiamo una foto di Battista Ibba e una foto di Daniele C. A questo punto io chiedo al mio Bruno, bellissimo, funziona anche l'altro microfono. Allora, Bruno è stato collaboratore di Battista Ibba nell'occasione del restauro di una parte del portale che era stato danneggiato durante il mondo. Ecco, i tuoi ricordi, intanto parti, aspetta, facciamo partire da questa foto. Intanto parti da questa foto, mi dici una questione, come mai siete tutti in divisa, perlomeno sono tutti in divisa? Beh, io questo qui non posso descrivere di sicuro la precisione. Questa ciò qui invece sì, ne ho un'altra. Non capito. Si andava nelle feste e lì c'è qui, quella che ho io, c'ho il nome, il cognome. Il nostro che suona è Lucisto. Non si potesse fuggire. No, perché Battista Ibba la panzetta. Sì. Ascolta Bruno, come mai la divisa? Come mai? La divisa. La divisa perché per diversi anni anche io sono andato alla festa del reggimento a Sassari, ci mandavano i vestiti, ci vestivamo e andavamo a Sassari solo. Quindi dovevate essere in divisa? In divisa. La cosa più comica è l'opinione della fame, e questo va detto perché era un fatto vero. Finita la festa, sono uscito suonando da lì, dal piazzale. Quando si suonava era clarino, sassofono, gran cassa e tamburo. Tutti gli altri facevano la finta di suonare, perché era pieno di mortadella e di panini perché avevo della fame. La fame, la musica della pancia era quella. C'ho una troppa suonava, tutti gli altri pieni di roba da mangiare. Adesso dimmi, andiamo avanti. Lì ci sono anch'io, vedi? Lì, qua, adesso sono il primo, qua. Il primo, quello del foretto bianco, vedi? No, la risposta per appena. Ci sono io, la prima fila. Col foretto bianco. Al centro. L'hai conosciuto? No. Mentre il Vittor? No, guarda, ancora? No, l'ho messo. Al centro della foto. Guarda, al centro. C'è il coletto bianco, sì, quello lì. Quello so, siamo sì. Della prima fila. Sì, sì. Al momento che c'è i capelli. Ecco, questa. Questa c'era l'ultima, sì. Questa è quella che andavamo a Sassa con il maestro Medica a fare questo tipo di festa. Siamo vestiti da militari. Due trovati di fila, siamo andati di fila. Quelli li conoscono tutti. E Battista come suonava? Prego? Battista Ibba come suonava? Il tricorno. Il? Tricorno. No. No, mi sono detto. Il clarinetto suonava. Sì, il? Clarinetto. Il clarinetto. No, qui no. Sì, no. Qui in questa foto. In base alle volte sbagliate. In base alle volte in cui... Ha detto che cosa che prende? Prego. Questo ecco qui. Questo lo riconosco tutti lo stesso.
Questo è il modello di Andrea Zerci, c'è Sigaretta. Questo è il famoso Casarone. Casarone è il primo, sì, il primo Penso tutte le poi c'è Giucarlino, questo è il padre padre, in prima fila, sta dirigendo lì. Hai visto? Ecco qui il portale di Renato. Dimmi, com'è avvenuto che tu abbia collaborato con Battista per questo lavoro? C'è bella carriera da cultore, dove fare canzoni a Mauro Valletto, Mauro Valle, eccetera. In quel periodo noi lavoravamo per essere comune, era un ricordo come si chiamava, e il signor Battista, Ciù Battista, è meglio, era il nostro capo. Era un'intelligenza scuola, no, troppo bravo. Ha visto cosa stava facendo qui, si è messo in testa del ripristinato. Facciate che era stata danneggiata dalla guerra. Brecco la guerra, ha avuto 17 anni o 16 anni. Dunque allora siamo andati, prima ha fatto il ponte, ed è sapendo, carta, pena e un pezzo di cartone, si è pitturato tutto, ha preso le misure giuste, siamo andati. Sul punteggio ha fatto. Sì. Siamo andati a Giotto, c'era la palestra Giotto, ha preso appunto questo tipo di cartone, sì, masticato. L'ho portato con la carriola di fronte a via Pigiumberto, di fronte al Pronotruppio, cioè il magazzino del Teatro Civico. Del teatro? E si era elaborato lì. Quindi diciamo un centinaio di metri? Sì. Però il primo l'ha fallito, nel senso che non era compatto. Il primo lavoro è successo che era preso. Un blocco di Alessia non era troppo sabbioso in un'epoca. E tra l'altro, molte volte si pensa che le pietre tene siano facili da lavorare. In effetti, non va, è vero, nel senso che richiedono meno sforzo le pietre tene, meno sforzo, meno attrezzature sofisticate. Però con la pietra tenera non puoi ottenere ciò che vuoi. La pietra non regge quello che gli vuole dire lo scalpello, mentre con il granito, con il basalto, con il calcare, riesci con molta forza, con molta energia a ottenere delle linee precise, con l'arenaria questo non è possibile. Perché, quindi diciamo che da un lato è facile, nel senso che non è difficoltoso come lavoro, però è difficilissimo mantenere quello lì. Immaginiamoci cosa c'è lì. Di arabeschi e di vari fronti proprio da realizzare. Quindi è detto il primo masso. E la propria buttata. Sì, l'ha buttato. Poi il secondo viaggio abbiamo scelto la signora Battista, portato al signor punto e si è lavorato. Lì con Cana. Il punto di dicembre sarebbe proprio al teatro dove? Di fronte al Pronotruppio. Al magazzino. Piano terra. Siamo con un lucro di. Sappia, si è sistemato tutto e lui si è lavorato. E quindi tu hai visto il lavoro? Sì. E ti dà anche il tuo contributo di all'ultima delizia. Sì, ragazzino. Quindi è stato preso, sistemato su, con della caccia particolare. Sistemato il contesto. Quindi andiamo avanti. In effetti, la parte che è stata realizzata è questa parte qui, questa parte destra. No, la parte destra. È questa. Giusto. Sì, quella sì. E questa qui, la parte destra, che era molto danneggiata. Tutta. Diciamo che questo spezzone che io ho messo in primo piano è quello che è stato realizzato totalmente. Sì. Ecco, vedete, molte volte come. Sai, non mi ricordo se era un pezzo di due pezzi, non me lo ricordo. Senz'altro l'avrei realizzato in diversi pezzi. Questo non è perché, no, perché non è semplice, perché ci sono tutta una serie di attrezzature da realizzare e quindi non è assolutamente semplice. Ecco, già lo penso 30 anni fa. E c'è anche un documento che ha rilasciato Don Lando, nel quale appunto si dice di questo restauro fatto da Battista Ipa ed è interessante
perché si restituisce una memoria anche scritta ad un personaggio che veramente merita assolutamente di essere ricordato. Noi facciamo una vita veloce, frenetica, facciamo un tempo, facciamo troppo in fretta a dimenticare, ad abbandonare le persone. Ecco, io ho preso a cuore questo personaggio perché mi sembra assolutamente giusto rendere giustizia a chi nella città ha contribuito, tra l'altro gratuitamente a restaurare in questo caso quella parte del portale, però gente che ha contribuito per il benessere della città con il suo esempio, con il suo lavoro, senza mai darsi arie, e questa è la testa IVA. Eccolo qui, in una foto, ecco questo è il documento di Don Carlo, che fa uno schizzo del portale in cui dice lavoro di Battista Isma firmato da Don Carlo. In qualche modo è un documento. Ma Mario, anche sì. In quel periodo scrivere la magichetta Zempona, no? In quel periodo scrivere Empugno, la magichetta. Scrivere Empugno, o con il problema, le ginchette, non era una fesseria. Lui ha scritto questa scritta in pugno, che è tutto fatta, inventata da lui, è una cosa bellissima. Quindi all'albergo c'era questa. Fatto bene ricordare questo perché si parla anche delle capacità, era un uomo che aveva delle capacità. Molto bravo, intelligente. Straordinario, a quanto pare aveva inventato anche degli attrezzi per lavorare, ne sai qualcosa di questo? No. Della pesca, invenzione. No, ha inventato una pesca con il galleggiante, con tre tipi di ali. Dunque se il pesce si avvicinava era combinato. L'aveva inventato lui, cercavano anche per i sistemi del calcio. Lui è bravo anche per i sistemi. Quindi una persona assolutamente geniale. Io sono contento di aver dato giusto a questa persona. Io adesso vorrei che capisco che è giusto in mezz'ora di poter parlare del proprio nonno, è giusto questa emozione, però vorrei che in poche parole tu ti dicessi. Ecco, ci raccontassi di quello che è la personalità di tuo nonno visto dalla famiglia, quello che è la personalità di tuo nonno visto dalla tua madre, insomma, ecco, dalla famiglia, quello che quel poco che hai potuto conoscere. Grazie. Intanto grazie alla Regione Lazio per la mia famiglia, a tutti noi, perché so quanto ti sei impegnato, quanto ci tenevi. Una volta che hai saputo di questo, ma anche cosa, ma di questo in particolare, ci tenevi veramente a poterlo rappresentare e far sapere. E quindi un grazie infinito da parte nostra. Per quanto riguarda nonno, i miei ricordi di nipote sono pochi, non più i racconti che io ho sentito nel tempo di questa figura che effettivamente tutti ci raccontavano come geniale. Questi episodi, no? Mamma ci deve essere raccontato, signor D'Alevici. Ed è una persona che, cioè, ricordo più io, da tutti questi racconti, è una persona follemente innamorata del vero, tanto è vero che no, lui era anche pittore, diciamo, lì si era espresso tanto nel tempo, vero, molte persone hanno parlato di no, qualcuno l'abbiamo ancora noi, qualcuno l'ha donato al comune, e ha rappresentato anche tante. Tutti gli anni di Alghero di questa città che amava tantissimo. Per cui era pittore, era amante dell'opera, della lirica, era un artista tutto fondo, un amante dell'arte e delle sue espressioni. Ed era una persona di cuore, se voglio bene, se lo ricordo, era, me lo ricordo però, non mi fa dire, una persona che amava difendere da qualcuno. E,
sono tutti i miei cugini, mia madre.